Da bravo alunno. Io sento il mio intimo, lo guardo a fondo e da bravo alunno ne studio il giudizio. L'intimo mi fa spesso capire di coscienza la differenza abissale tra il mio io e lui. Da giovane ho affrontato il mio intimo con coraggio, perché all'inizio ne avevo spavento. Poi ho guardato intorno al mio intimo e, mosso da rabbia, ho imprecato contro miserie e scandali, terrorismi e massacri. Una nebbia fittissima ha coperto quei miei giorni foschi. Alla fine il mio intimo, vivissimo e calmo, mi ha convinto che non potevo aspettarmi di più dalla condizione umana.